Buonasera a tutti amici sportivi, siamo a Cassano Magnago e siamo qui con Matteo Teo Rastelli, l'organizzatore di questa bella serata che ha come obiettivo di presentare la tappa che arriverà a Cassano, la tappa del Giro d'Italia il 20 maggio. 20 maggio, lo ricordiamo, la 14ª tappa da Sarre, Svizzera, a Cassano Magnago. 198 chilometri, 1600 metri di dislivello. Una tappa abbastanza nervosa, con il sempione che affronteranno subito, poi 70 chilometri di piatta e poi tanto nervosismo finale. Diciamo che il finale lo conosco molto bene perché sono i miei paesi. Il finale molto ondulato, molto nervoso. Non è detto che ci sarà un arrivo sicuramente in volata per velocisti, però vediamo, perché poi la corsa la fanno i corridori. Da dove nasce questa voglia di promuoverla questa tappa? Nasce dalla mia volontà soprattutto e anche dalla mia compagna, perché il ciclismo ce l'ho nel sangue, ho corso in bicicletta per la Cassanese e poi per la Biringhello. Qui a Cassano purtroppo non sono mai riuscito a vincere, l'ho fatto due volte secondo. E comunque sia, la prima volta che il Giro d'Italia arriva a Cassano Magnago, mi sembrava giusto rendere un po' onore a questa cosa. Allora, questa sera innanzitutto, grande serata, ti sei veramente superato, perché tra un attimo arrivano due grandissimi interpreti del ciclismo italiano, che sono Gianni Bugno e Claudio Cappucci, avversari ma oggi amici. Allora, a casa mia negli anni 90 c'era il mio papà che era tutto per Cappucci lui, io invece ero più tifoso di Bugno, quindi sai, c'era un attimino questa sfida Cappucci-Bugno, hanno portato in alto il ciclismo in quegli anni, soprattutto nelle corse a tappe, poi Bugno ha vinto anche due mondiali e ti dico la verità, per me il mio idolo, averlo qua stasera è una grande emozione. Allora, due parole su Cassano Magnago. Cassano Magnago è una cittadina di 22.000 abitanti circa, è un territorio dove il ciclismo è veramente molto sentito, infatti c'è una delle società più storiche al mondo, è la Cassanese, per cui ho corso, e come direttore sportivo Vladimiro Panizza, quindi diciamo il ciclismo a Cassano è come le moto per i bergamaschi e i bresciani, ecco. Belle parole, citato Miro Panizza, veramente un cuore pulsante del ciclismo varesotto. Miro per me è stato un secondo padre, anche se tante volte l'ho fatto arrabbiare e tante volte mi emoziono a parlare di lui, ma sinceramente è stato un grande esempio, è stato un esempio per me ma anche per tanti altri ragazzi, e sono sicuro che se fosse stato qui con noi stasera, anche se c'è suo figlio a rappresentarlo, sarebbe stato soddisfatto di quello che ho messo in piedi, perché ha sempre detto che io avevo delle qualità e un cervello che vedeva tanto avanti. Allora, hai in prospettiva, dopo questa prima serata dove presenterai la tappa e tutti i tuoi ospiti, pensi di dover fare ancora qualcosa da qui alla tappa? Ma non credo, perché questa qua è la presentazione ufficiale della tappa e una serata con amici del ciclismo a cui io ci tengo parecchio. Di sicuro sarò presente sul territorio varesino nelle corse giovanili, infatti ho fatto intervenire anche la società dell'Induno Lona, che è una società nuovissima con tanti bambini, per promuovere il ciclismo giovanile, e anche la società ciclistica Biringhello, per cui ho corso, perché reputo giusto in un evento del genere promuovere il ciclismo giovanile. Grandi parole. Allora Teo, grazie per questa serata dedicata interamente al ciclismo qui da Cassano Magnago e da questo locale. Il Coan Bistro Bar, che è proprio qui dove c'è il tir, sarà poi la sede dove saranno disposti tutti i pullman delle squadre, della RAI e la grande troupe che c'è intorno al Giro d'Italia. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi, viva il ciclismo! In occasione della presentazione della tappa al Giro d'Italia Sarre Cassano Magnago, 14ª tappa del Giro 2023, con due grandissimi interpreti del ciclismo italiano, Gianni Bugno e Claudio Cappucci. Ciao a tutte e due, intanto grazie di essere venuto qua per questa serata. Allora Gianni, una grandissima carriera la tua, due titoli mondiali, Giro d'Italia, tantissime vittorie, fatte 73 di vittorie, tante classiche,
in un ciclismo che forse oggi non esiste più, perché allora avevi il buon Claudio come avversario, ma anche tanti altri atleti che spesso con cui andavi a giocarti le vittorie. Come vedi il ciclismo attuale? L'italiano o quello in generale? In generale. Il ciclismo vivo, ci sono tanti campioni, sono tanti corridori che riescono a fare la differenza, soprattutto i giovani, e quindi bel ciclismo. Manchiamo noi italiani, sicuramente, abbiamo qualche buon corridore, però contro questi campioni esteri è difficile poter emergere in questo momento. Difficile perché sono veramente tanti, 4, ne cito qualcuno, vediamo se sei anche tu d'accordo, da Pogačar. Oggi il ciclismo parla sloveno, una nazione piccolissima che però ha due grandissimi interpreti, come lo eravate voi due ai vostri tempi. Diciamo che è una nazione piccolissima, però è una nazione che investe tanto sui giovani, fanno crescere i giovani con lo sport, mi sembra che loro abbiano più di 10 ore di educazione fisica nelle scuole, quindi noi ce ne abbiamo malapena una, quindi già lì si vede la differenza di giovani che crescono rispetto ai nostri. E poi quando prendono una specialità riescono a seguire, allora hanno tante piste ciclabili, possono circolare tranquillamente, piste ciclabili o piste, però non ciclopedonali, piste ciclabili vere pure, e quindi loro possono circolare tranquillamente e crescere nel mondo del ciclismo e poi magari anche affermarsi come ha fatto Pogačar o Roglic. Una nazione che ha investito tanto nel mondo dello sport. Sì, l'ha dimostrato, col ciclismo l'ha dimostrato e infatti adesso sono, diciamo, i migliori al mondo. Passiamo a Claudio, allora grazie anche a te di essere venuto a questo invito. Claudio, ti conosco un pochettino meglio di Gianni perché sei di questa provincia e quindi però ho sempre un'emozione particolare. Poco fa nel salutarti ti ho ricordato un episodio, sei riuscito a gareggiare contro degli sciatori di fondo a Cunardo, hai fatto il tuo bel figurone. Sì, stiamo parlando di tantissimi anni fa, quando ancora gareggiavo, c'erano anche altri professionisti, è stato un bel evento, di quegli eventi che adesso non ne fanno più, non si vedono più, ma poi Cunardo è una zona che oggi è difficile pensare che ci possa essere della neve come c'era in quegli anni, sono cambiati i tempi anche in questo. Cambiato i tempi anche nel ciclismo, perché adesso si va verso la multidisciplina e quindi quando intervisto i ragazzi giovani, allievi soprattutto, juniores già un po' di meno, che gli chiedo qual è il corridore a cui tu vorresti in qualche modo imitarlo. Non dico voi due perché magari il ragazzino di 16 anni legge però non si ricorda i vostri gesti, però magari pensavo Nibali, che è l'ultimo grande campione che questo paese ci ha regalato. Mi dicono tutti Van Der Poel, Van Aert, Pogačar, Pidcock, Evenepoel e poi gli italiani qualcuno cita Ganna. Beh, in questa ultima generazione ci sono molti più giovani rispetto agli anni di Nibali, che stanno facendo una carriera fenomenale. È ovvio che noi non abbiamo attualmente uno come abbiamo detto Pogačar, cioè piuttosto che Van der Poel, piuttosto che tanti paesi hanno, noi abbiamo Ganna, è vero. Ganna è un gran corridore corsa a tappe, un gran corridore per il cronometro più che per vincere corsa a tappe, perché è un corridore che è comunque possente, un bel passista che potrebbe puntare a moltissime gare. Attualmente lui, diciamo, che può essere il faro più del nostro ciclismo, aspettando che arrivi qualche giovane che attualmente non lo vediamo, lo stiamo aspettando, uno come Pogačar, che sarà difficile perché imitare e avere la stessa personalità e carattere, soprattutto anche di questi giovani, non è facile. Allora, per i tifosi del Varesotto hanno un grande ricordo di Gianni Bugno. Gianni Bugno vinse quel Giro d'Italia, ma soprattutto vinse una tappa a Gallarate, Sacromonte a cronometro. E tutti se lo ricordano perché quel giorno hai fatto qualcosa di straordinario. Avevi comunque dei grossi specialisti, li hai battuti tutti. Quell'anno veramente
Lo ricordo con grande affetto perché, a parte i nomi che c'erano, che erano tutti di primissimo livello, ma tu quel giorno lì ti sei veramente superato. Era un cronometro che conoscevo, anche perché arrivava su Sacromonte, che non uscì perché lo facevo in allenamento, quindi era una tappa che avevo anche preparato, che era durante l'inverno. Era una giornata anche molto brutta, c'era parecchio, cioè, abbiamo preso tanta pioggia, quindi però un cronometro che tutto sommato è andata bene, dai. Una stagione indimenticabile quella lì? Sicuramente sì. La migliore tua? Però c'avevi anche lui, quell'anno lì anche lui è andato forte. Sì, non era stata la migliore, cioè una delle migliori, però diciamo che mi sono preso delle soddisfazioni. Quell'anno lì anche tu andavi forte, un po' nasceva questa rivalità tra voi due che poi è sfociata una bella amicizia, no? E i tifosi erano reduci dagli anni di Saronni e Moser, dove questa bella rivalità ha fatto uscire di casa tutti quelli che amavano questo sport. Oggi manca questa rivalità. E nel ciclismo attuale sì, perché comunque la stagione è completamente diversa, anche il modo di approcciarla, di prepararla, mentre noi ci trovavamo e gareggiavamo tutte le gare insieme e anche due corse a tappe per anno, questi di oggi hanno più una programmazione, più complicato essere rivali veramente tutti i giorni sotto i riflessori, i riflettori insieme. Noi tutte le corse eravamo a combattere, che era la corsa di un giorno, che era una corsa a tappe, che era una finale di stagione, che era un mondiale, insomma qualsiasi corsa, noi eravamo sempre a confrontarci, quindi non ci si poteva nascondere rispetto a oggi, che magari qualche volta si incontrano, sì, però qualche volta, non sempre. Gianni, la gara più bella che tu hai vinto, che ti ricordi di più, che ti porti di più nel cuore? Tutte le vittorie sono importanti, sono tutte belle, non è che io ne faccio una distinzione da una all'altra. Anche la mia prima vittoria che ho fatto quando ho iniziato a correre è stata un'emozione indimenticabile, quindi non seleziono una vittoria rispetto ad altre. Bravissimo. Invece a Claudio lo stuzzico, perché lui ha qualche bella vittoria che sicuramente ti ha caricato. Vabbè, tu in Francia sei popolarissimo, no? Mi sono andato un po' a leggere le cose. Sestriere, che dove tu hai fatto veramente una prova straordinaria, quel giorno c'era anche lui. Ma sono, come ha detto Gianni, anche le corse sono tutte belle, perché le vittorie sono tutte sofferte e guadagnate. Poi ci sono momenti magari che hanno un peso particolare o un ricordo particolare. Per me è stato Sestriere, come è stato anche a Milano-Sanremo, per esempio, che era una corsa difficile per me da vincere. Per uno che è andato in fuga sul Turchino e arriva nel viale finale, dove la gente ti stava... Andava fatto così. Purtroppo era una corsa che per me era difficile da interpretare, ed è andata bene fatta così, perché le mie caratteristiche non erano quelle che poi uno corridore qualsiasi poteva vincere, come io invece, non essendo portato poi quel tipo di corsa, mi dovevo inventare qualcosa. Oltre al ciclismo, voi due avete una cosa che vi accomuna: due figli, uno che gioca a calcio, tra l'altro bravino, perché l'ho seguito, e tuo figlio calcettista, che è in questo momento capocannoniere in C2 a calcetto, quindi anche questa cosa un po' vi accomuna. Tuo figlio l'ho visto diverse volte, anche l'anno passato quando giocava in riva al Ticino. Sì, sì, devo dire che gioca bene. Purtroppo adesso l'età avanza e quindi dovrà fare la sua scelta. Però ritengo che abbia fatto un'ottima carriera calcistica e ha sempre giocato molto bene. Sono un suo tifoso, diciamo. Anche un bravo ragazzo, perché l'ho intervistato una volta. Tu cosa mi dici di tuo figlio? Beh, sta facendo quello che pensavo di fare io. Io avrei voluto giocare a pallone e poi dopo ho fatto il ciclista. È bello che faccia quello che gli piace, non quello che io avrei voluto fargli fare, quindi sono contento che riesca a far bene il calcetto e che possa avere magari anche l'opportunità di andare più avanti di dov'è. Ovviamente sta finendo anche gli studi universitari e quindi sta gestendo bene un attimino anche il suo futuro. Allora, parliamo dell'ultimo step, è questa tappa che parte dalla Svizzera, dal Vallese, e arriva qui a Cassano Magnago. È tanti anni che il giro non arriva qua, quindi per il tifoso ciclistico del Varesotto è qualcosa di veramente bello, anche da commentare. Gianni,
Tu hai corso tanto qui, anche da dilettante, hai fatto tante belle cose. Diciamo è una bella tappa, la 14ª, di sicuro di sabato, quindi ci sarà molto pubblico. È una tappa che presenta il passo sempre nei pronti via, quindi potrà nascere una fuga o qualcosa. Però dopo il percorso permette anche ai velocisti magari di poter rientrare e potrebbe esserci una volata come un arrivo di un gruppetto. Sicuramente sarà una bella tappa interessante. Molto interessante. E tu Claudio? Beh, Cassano Magnago tra l'altro è il paese del Miro, quindi credo che sia anche un bel onore averla potuto dedicare magari a Miro Panizza, che noi abbiamo anche corso insieme, diciamo verso fine carriera sua, però è stato un bel esempio anche, quindi è una tappa che io da Varesotto apprezzo, ovviamente essendo qua avrei voluto anch'io avere più tappe a mia epoca in casa, però non è mai stato così facile avere delle tappe. Però quel giorno lì al Sacromonte non è che pedalavi male tu? È un cronometro dove io ho sempre più, sì, ho fatto quarto tra l'altro questo cronometro, però ho avuto la fortuna che l'arrivo era in Sacromonte, quindi mi sono difeso anche bene, però tappe vere e proprie ho sempre fatto, non ho avuto quella fortuna di poterle avere. Il mio ricordo qua comunque va anche la Trevalle Varesine, che ho vinto sia da dilettante che da professionista, e queste sono tutte belle soddisfazioni. Ultima domanda, allora chi vedi favorito per questa edizione del 2023, anche se manca ancora tanto tempo? Beh, attualmente ce ne sono solo due e i favoriti sono, ormai non si può sgarrare, perché non è come una volta, adesso Roglic e Vanderpool sono i due strafavoriti, non favoriti, dietro vedo poco. Magari Pozzovivo, che ha firmato l'altro giorno, può dire la sua. No. Tu Gianni? Sono d'accordo con Claudio. Con questi due, sono loro due che faranno la corsa. Che al momento sono i candidati numero uno a vincere la Corsa Rosa. Quindi dopo questa bella chiacchierata con due grandissimi del ciclismo italiano, io vi ringrazio tanto e speriamo in un bello spettacolo di questo giro, come tutti gli anni offre a chi ama questo ciclismo, panorami, città d'arte, gastronomia e quant'altro, quantomeno ci invidiano un po' tutti. Grazie. 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 Proseguiamo questa bellissima serata dedicata al ciclismo, dedicata soprattutto alla tappa Sarre-Cassano Magnago, la 14ª dell'edizione 2023 del Giro d'Italia, con un grande ospite Massimiliano Panizza. Ciao a tutti voi, ciao a Bike TV. Erede del grandissimo Miro. Provo un po' di emozione perché era il mio idolo quando ero bambino, mi piaceva quando scattava, quando faceva veramente grandi gesti atletici che oggi si fa un po' più fatica a vedere. Beh sì, in realtà è un ciclismo molto più diverso, e meno un po' più muscolare, e più concentrato anche sulle corse. In realtà mio papà, anche per struttura fisica, scattava e in montagna, voglio dire. Però è stato un grande gregario, quindi non certo uno che andava a zonzo per le montagne. All'epoca si dice uno dei migliori. Allora, Meda, che è stato un grande giornalista torinese, l'ha inserito fra i 100 ciclisti più importanti nella storia del ciclismo. Ha scritto un bellissimo libro, sicuramente probabilmente non per le vittorie pur tante, ma per il suo carisma e per la sua lunga e longeva carriera. Ovviamente Gianni Minà, io userei un termine calcistico, allora lui poteva essere l'uomo spogliatoio se avesse giocato a calcio, colui che determinava alcuni equilibri in squadra. In questo caso stiamo parlando di uno sport diverso, ma all'interno della squadra aveva un grande peso. Sì, mio papà aveva un grandissimo carisma, cioè lo ascoltavano tutti, peraltro è stato il primo sindacalista dei corridori, è un uomo che andava a trattare direttamente con il grande Torriani quando succedevano dei casini fra i vari ciclisti, e per cui
anche a gente come Moser e Saronni, teneva botta, come si dice in gergo. Ovviamente parliamo di ciclismo ad altri tempi, ma quelli sono tempi che, ahimè, non ci sono più. Oggi ci sono i ciclisti muscolari o multidisciplina. Cosa ne pensi? Beh, allora, su questo punto, voglio dire, anche mio padre, non so se fosse uno che ha precorso i tempi, praticava la multidisciplinarietà, cioè faceva il ciclocross. Mio papà è stato campione italiano di ciclocross negli anni 70 e lo utilizzava come preparazione per la stagione ciclistica. Quindi i vari Wout van Aert, Van der Poel, eccetera, voglio dire, hanno imparato dai ciclisti anni 70. Anche Roger de Vlaeminck è stato un grande, grandissimo ciclocrossista. Quindi, oppure c'era gente come Moser che faceva la pista. Quindi anche allora si cominciava a praticare diverse discipline prima di fare la strada. E adesso, voglio dire, c'è una riscoperta bella di quello che si faceva negli anni 70. Ecco. Allora, sei contento che quest'anno una tappa arriva qui a Cassano Magnago? Allora, sì, per un semplice motivo, perché Cassano non è ovviamente solo la città di Vladimiro Panizza, è una città che ha dato tanto al ciclismo, a tantissimi professionisti, Chinetti, Lualdi, Ivan Basso, che ha vinto 2 giri d'Italia, Lanzafame, Borgognoni ha abitato a Cassano. Luciano Borgognoni ha abitato a Cassano Magnago, pur essendo di Gallarate. Ricordiamo Luciano Borgognoni, campione del mondo in pista a Varese al Franco Ossola nel quartetto 4%. Esatto. Sì, Luciano è stato un grande velocista, peraltro. Quindi, cioè, Cassano ha una tradizione. Grande tradizione, io oserei dire, abbiamo citato tanti corridori perché una volta c'erano i corridori. No, anche adesso, cioè, ci sono dei ragazzini molto promettenti, speriamo che... Viva il ciclismo, viva Cassano Magnago, viva soprattutto la memoria del grandissimo Miro Panizza. Assolutamente sì, voglio dire, uno amato da tutti, quindi non posso che confermare. Grazie Massimo, alla prossima. Proseguiamo questa carrellata di ospiti che questa sera qui a Cassano Magnago per la presentazione della tappa Sarre Cassano Magnago, 14ª edizione 2023 con Oscar Mason. Ciao Oscar. Ciao a tutti. Per me parlare con Oscar mi riporta indietro nel tempo, perché lui è stato un grandissimo del ciclismo giovanile. Ed è coinciso anche con una grande vittoria al Giro d'Italia dilettanti, e ora non ricordo bene l'anno, 97, però tu sei uno dei pochi che ha vinto un Giro d'Italia, Varesotto all'epoca. Diciamo che quegli anni lì sono stati anni belli, che ricordo ancora con tanta passione, e sono veramente anni in cui c'era il vero, secondo me, il vero ciclismo giovanile. Grandi e belle parole, mi dai lo spunto, cos'è cambiato negli ultimi anni, a parte la multidisciplina, la fisicità che è diversa? Se parliamo a livello giovanile, quello che secondo me è cambiato è che non si dà importanza, valore vero al corridore giovane. Cioè, quello che voglio dire è che tutti adesso hanno fretta di far diventare grandi i ragazzi, che secondo me è la cosa più sbagliata che stanno facendo adesso. Il ciclismo è cambiato, l'abbiamo visto ultimamente, diventano campioni molto presto, diventano competitivi già a 22-23 anni. Pogačar è il caso eclatante. Vabbè, stiamo parlando di un fenomeno che nasce una volta ogni 50 anni. Però quello che voglio dire è che veramente vanno forti, i giovani che ci sono adesso vanno forti 2, 3, 4 anni veramente, veramente forti, vincono tutto, però la carriera del corridore si è accorciata molto, molto, molto. Ci si spreme molto presto e quindi la carriera finisce prima. Tu hai corso con grandi corridori, anche in squadra, citamene uno.
Guarda, in squadra ho corso con, vabbè, con Pantani, ho corso con Garzelli, ho corso con Simoni, ho corso con Cipollini, la Liquigas, ho corso con Zaina, tanti corridori. Allora, tutti vincenti a modo loro, però intanto hai corso con Gilberto Simoni che ha vinto qualche Giro d'Italia e spesso si è piazzato, e poi con il nostro Garzelli. Sì, col Garzo, comunque abbiamo passato anni belli nel 2002-2003 alla Vini Caldirola, abbiamo fatto anni belli insieme, preparazioni insieme, abbiamo passato tante ore insieme in bicicletta, siamo stati amici, abbiamo convissuto tanti momenti belli e brutti. Ti manca il ciclismo? Ma se ti devo dire, il ciclismo di ora no. Però il ciclismo dei vecchi tempi sì. Quanto manca al ciclismo attuale un Marco Pantani? Ma manca moltissimo. Manca un Marco Pantani, manca un Gianni Bugno, manca un Chiappucci, manca il corridore in Italia, manca un Nibali, perché adesso comunque non abbiamo più il punto di riferimento italiano. Tant'è vero che ci stiamo aggrappando a Pippo Ganna. Ci stiamo aggrappando a Ganna, che è un vero talento, che secondo me non ha ancora espresso su strada il suo potenziale. Diciamo che potrebbe veramente fare tante cose su delle corse adatte a lui. Cioè, ad esempio, adesso non sono l'unico che lo dice, ma una Roubaix o un Fiandre, secondo me, se si prepara veramente per quelle corse lì, potrebbe veramente fare grandi cose per tanti anni. Sei contento che quest'anno il Giro finalmente torna nel Varesotto? Quello senz'altro, ci mancava, perché penso che l'ultima volta che è tornato nel Varesotto è passato troppo tempo. Dunque spero che questo sia un punto di partenza per ispirare anche in futuro qualche tappa, magari, non so, come i vecchi tempi, il Covignone, l'arrivo, non so, a Varese, città di Varese, sarebbe una bella cosa. Vediamo se qualcuno ha ascoltato i consigli di Oscar, intanto ti liberiamo, ma ti ringraziamo tantissimo per essere venuto a raccontarci le tue emozioni. Grazie a voi e un saluto a tutti.